Oggi parliamo di un atomizzatore rigenerabile, parliamo del Bishop 2. Faccio una piccola premessa, tratterò questo video, tratterò questa recensione parlando unicamente del Bishop 2, trattandolo quindi come un atomizzatore a sé, senza fare paragoni con la versione precedente, quindi con il Bishop 1. Perché tra qualche giorno, cioè nel senso in realtà poi io adesso lo registro subito, ma farò uscire tra qualche giorno, solo tra qualche giorno, il video comparativo tra i due dispositivi. Quindi ci sarà un video proprio dedicato Bishop 2 versus Bishop 1. Mentre oggi, nella recensione, tratterò solo il Bishop 2 senza fare nessun tipo di paragone. Oggi, come detto, andiamo a vedere da vicino il Bishop 2 creato e realizzato dalla collaborazione tra Ambition Mod e The Vaping Gentleman Club. Bishop 2, atomizzatore da 22 mm, capacità di 4 ml, ma esiste anche una versione con un riduttore da 2 ml. Ecco, prima di andare avanti con la recensione, farvi vedere i dettagli e tutto quanto, vorrei prendermi 30 secondi per spiegarvi il discorso dei riduttori da 2 ml, perché molte persone mi chiedono che senso ha avere il riduttore per avere meno liquido. I riduttori da 2 ml vengono fatti appositamente per atomizzatori rigenerabili per un semplice motivo: i liquidi che sporcano, sì, i famosissimi liquidi che sporcano, i liquidi zozzi, quelli che impestano gli atomizzatori proprio dopo circa 2 ml. Ed ecco perché alcuni produttori fanno uscire il riduttore da 2 ml, perché se io qui dentro ci voglio mettere un liquido che sporca, che la coil so che mi dura non più di 2 ml, se riempio il tank, insomma, questi 4 ml alla fine un po' li devo buttare via, e in più anche il liquido, grazie al cotone sporco, alla coil sporca, si sporca anche il liquido. So che è un po' un gioco di parole, però so che gli esperti che mi stanno guardando capiscono che cosa voglio dire. Inutile mettere in un tank 4 ml se so che la resistenza me ne dura 2. Uno, perché spreco del liquido. Due, perché il liquido si insozza, quello che c'è anche all'interno del tank, non solo quello che c'è sul cotone, quindi non ha nessun senso. Avere un riduttore da 2 ml mi permette di avere il mio limite preciso. Uso un liquido che sporca, so che ci faccio 2 ml, riempio 2 ml, svapo, so che quando ho finito quei 2 ml devo completamente rigenerare e buttare via tutto. Quindi ecco spiegato un po' a grandi linee anche per questo motivo, poi ci possono essere mille altri motivi, però questo è uno dei motivi principali per cui alcuni atomizzatori poi fanno uscire il riduttore da 2 ml. Ma andiamo avanti. All'interno della confezione del Bishop 2, oltre naturalmente al nostro atomizzatore, troviamo anche un manuale d'uso, un tool che contiene tre tipi di cacciaviti, il cacciavite a taglio, il cacciavite a croce e la brugola, e un vetro di ricambio. Inoltre all'interno della confezione troviamo anche degli o-ring di ricambio e delle viti di ricambio per il serraggio delle torrette, una confezione che contiene due air pin da 1 mm, una confezione che contiene due air pin da 0.8 e una confezione che contiene un air pin cieco, cioè un foro chiuso, in caso vogliate utilizzare solo uno dei due fori che possono essere montati sull'atomizzatore. Inoltre, già montati sull'atomizzatore, ci sono i due fori, ci sono i due air pin da 1.2 mm, quindi quelli più ampi. Separatamente possiamo acquistare anche il top refill. Che cos'è il top refill? È semplicemente questa parte, ok, dell'atomizzatore, che può essere montato sul deck originale dell'atomizzatore in maniera tale che voi il refill non lo dovete fare dal basso, cioè svitando completamente la parte alta dell'atomizzatore, rovesciandolo, inserire il liquido e poi riavvitarlo, ma questo top refill fa sì che voi possiate fare comodamente il refill semplicemente sollevando questa parte. Sollevate la parte alta di questo top refill, vi apparirà questo foro bello ampio per poter andare a fare comodamente il refill di liquido e quindi non dovete insozzarvi in nessuna maniera, quindi non dovete star lì a svitare, rovesciare, a fare, sbrigare, ma qui basta sollevare, fare il refill, richiudere e siete a posto. Chiudo la parentesi con questo top refill dicendo che è bellissimo
esteticamente è comodissimo da un punto di vista pratico, tant'è che io l'ho utilizzato per parecchi giorni. Devo dire che l'atomizzatore cambia proprio faccia, diventa esteticamente più bello, più sfizioso, molto più maestoso, ok? Diventa assolutamente più comodo, gestibile e pratico nell'utilizzo quotidiano, però c'è un però. Il però però riguarda solo me, riguarda me, Miki, che sono oramai vecchio e quindi non vedo più tanto bene. Devo dire che il top refill è sì comodo, ma la parte di vetro che vedete qui sotto, cioè la parte trasparente dove appare il liquido, la quantità di liquido, è veramente piccolissima. E tenendo conto che c'è anche l'O-ring sopra e l'O-ring sotto, io personalmente faccio fatica a vedere quando poi il liquido è realmente finito, soprattutto se utilizzate dei liquidi trasparenti. Se utilizzate un liquido semicolorato, ambrato, giallino, lo vedete molto semplicemente, mentre se utilizzate liquidi trasparenti, devo dire che io personalmente ho fatto fatica a vedere proprio quando fosse finito il liquido, cosa che invece in questa modalità assolutamente è molto semplice, molto facile vedere la quantità di liquido. Però questa è una cosa che, ripeto, riguarda me e la mia scarsa vista. Se voi siete persone che ci vedono ancora benissimo, ragazzi, il top refill è sicuramente stra comodo. La confezione del top refill, che è venduta separatamente, contiene anche delle spare parts, degli O-ring di ricambio, naturalmente. Andiamo a vedere anche un po' da vicino l'atomizzatore proprio. Sopra abbiamo un drip tip che a me piace molto, lo trovo comodissimo, leggermente svasato sulla parte bassa, lungo il giusto, e quindi lo trovo davvero molto comodo e confortevole tra le labbra, da tenere tra le labbra. La parte alta del top cap naturalmente è fissa, perché il refill non si fa qui dall'alto ma si fa dal basso. Vi basta poi mettere due dita sulla zigrinatura che c'è sul deck, due dita sulla zigrinatura che c'è sul top cap, svitare e lui viene via molto molto facilmente. Il vetro può essere tolto e pulito, però fanno davvero una gran bella tenuta questi O-ring, che tengono saldo e fisso il vetro. Il refill, come detto, va fatto dal basso, quindi l'atomizzatore va svitato, capovolto, inserite il vostro liquido e poi riavvitate. La campana è una campana ad imbuto e non ci sono scalini, non ci sono interruzioni, quindi il vapore e di conseguenza l'aroma vi arriva dritto diretto in bocca, così come esce dalla vostra coil. Qui all'interno del comparto tank, chiamiamolo così, troviamo due fori di gocciolamento per il liquido, due fori della misura giusta per far scendere facilmente il liquido e permettere all'atomizzatore di alimentarsi davvero in maniera impeccabile. Stappando, vediamo all'interno anche i due fori dell'aria, i due airpin. I due airpin sono semplicemente ad incastro, sono tenuti da degli O-ring, quindi vi basta, per toglierli, infilare un dito all'interno e spingerli fuori, e per inserirne di nuovi vi basta semplicemente premerli dentro. I fori vanno dentro non dritti ma leggermente storti, in maniera tale che quindi l'aria colpisca la coil non più in maniera diretta o dritta, ma dall'alto verso il basso, quindi sono leggermente inclinati i due airpin. E infine troviamo il nostro deck. Deck di forma rotonda per quanto riguarda la base, quindi la parte dove andiamo ad avvitare il nostro atomizzatore, ma l'interno del deck, l'interno della camera di vaporizzazione, è ellittico, come potete vedere, non è completamente rotondo. Quindi ragazzi, abbiamo visto com'è composto il nostro Bishop 2. Prima di andare a vedere tutti gli altri dettagli di questo atomizzatore, andiamo a vederci una breve e semplice rigenerazione.
Ok ragazzi, cominciamo ad approfondire un po' il discorso su questo atomizzatore per quello che ne è il mio utilizzo. Prima cosa da dire, atomizzatore ragazzi semplicissimo, adatto assolutamente anche a neofiti, non neofiti nel mondo della sigaretta elettronica, ma neofiti nel mondo della rigenerazione, per chi quindi si volesse approcciare alle sue prime rigenerazioni, naturalmente avendo sempre presente tutto ciò che riguarda l'OM, filo, resistenza e quant'altro, al netto di tutte queste conoscenze, diciamo che è un ottimo atomizzatore per iniziare a rigenerare, perché è semplicissimo e soprattutto comodissimo, non ci sono parti troppo piccole, è ragazzi molto ampio, molto semplice, le viti sono gigantesche, gli inviti dove andare a mettere la vostra resistenza, il vostro cotone, è tutto estremamente intuitivo, la quantità di cotone non si può sbagliare, si deve tagliare a filo del deck, quindi ragazzi ottimo, ottimo per chi vuole iniziare a rigenerare. Alimentazione perfetta dell'atomizzatore, mai avuto problemi né di secca né di sovralimentazione. I due fori che ci sono appunto in basso da dove cola il liquido sono della misura, secondo me, perfetta, davvero perfetta. Atomizzatore che è perfetto con le punte da 2,5, non disdegna la punta da 2,25, ma si fa apprezzare anche con la punta da 2. A proposito di questo argomento, nel prossimo video lo sviscereremo meglio, però in questo video, naturalmente, dove non parlo di confronto, dico semplicemente che la punta da 2,5 la digerisce alla stragrandissima questo atomizzatore. Parliamo di aroma. Il deck che c'è sotto, molto più ampio, molto più arioso, l'inclinazione degli airpin fanno sì che il tiro risulti fluido, felpato, appagante e molto 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 aromatico. Ed è proprio parlando di aroma che devo dire che l'atomizzatore ha davvero un grandioso aroma. Non è secco, non è un atomizzatore secco, ma è un atomizzatore che tira al dolce. Naturalmente si sposa benissimo con ogni tipologia di liquido, ma sappiate che tira al cremoso e al dolce. Non è sicuramente un atomizzatore prettamente secco, però si comporta benissimo con qualsiasi tipologia di liquido. Se parliamo di tabacchi, mi sono piaciuti tutti i tabacchi che ho provato all'interno di questo atomizzatore, dai chiari agli scuri alle miscele, perché si comporta estremamente bene. E perché dico che si comporta bene? Perché è un atomizzatore che grazie al giro dell'aria, grazie alla conformazione del deck, ragazzi, seziona estremamente i sapori. Non è sicuramente un atomizzatore che amalgama, non è sicuramente un atomizzatore che ammorbidisce, arrotonda, è un atomizzatore che seziona molto gli aromi, li rende molto spigolosi, li esalta all'ennesima potenza e in bocca avete una percezione aromatica veramente altissima, altissima. Cioè non è un atomizzatore che mischia, è un atomizzatore che seziona e vi arriva dritto in bocca il sapore ed è veramente un sapore eccellente. Devo dire che mi ha stupito moltissimo con i tabacchi cosiddetti chiari, quindi distillati, purificati, idrolati, distillati, insomma chiamateli come volete, con quella categoria di liquidi mi ha stupito moltissimo l'atomizzatore perché riesce ad esaltarli davvero in una maniera eccellente. Ne aumenta la carica aromatica. Grazie al suo giro dell'aria, grazie al deck, riesce ad esaltare moltissimo le note aromatiche anche dei liquidi cosiddetti trasparenti. Ed è una cosa che io apprezzo tantissimo in un atomizzatore, perché sono i liquidi che prettamente di più uso, perché oramai mi scoccia rigenerare ogni giorno. Io oramai rigenero una volta a settimana, ma quando ci schiaffo dentro un bel liquido distillato, chiaro, trasparente, e mi esce un'esplosione di gusto come mi esce qui dentro, chapeau, chapeau. Naturalmente, come detto, tra qualche giorno vi farò uscire la comparata tra l'1 e il 2, e dove parleremo anche più nel dettaglio dell'aroma, proprio perché faremo un paragone tra uno e l'altro e sviscereremo magari alcune particolarità
che in questo video non abbiamo sviscerato, ma qui ho trattato appunto l'atomizzatore come se fosse un atomizzatore singolo, come se non ci fosse un atomizzatore precedente. Io ragazzi, nessun problema per quanto riguarda gli O-ring, fanno una bella tenuta, cioè zero problemi, non si scastra, non viene via facilmente, quindi io su questo argomento non posso assolutamente dire nulla. Al massimo, insomma ragazzi, ci sono tanti O-ring che vi danno all'interno della confezione e insomma ci sono anche tanti altri O-ring che abbiamo in giro noi smanettoni oramai degli atomizzatori rigenerabili. Ce ne sono talmente tanti di O-ring che se in caso vi fosse capitato qualche O-ring fallato che non vi fa una bella tenuta sull'atomizzatore, ragazzi, cioè, basta cambiare magari gli O-ring e il problema è risolto. Questo è tutto per il nostro Bishop 2 realizzato da Ambition Mod in collaborazione con The Vaping Gentleman Club, e quindi ragazzi, questo è tutto. Noi ci vediamo presto per una nuova video recensione e io come al solito vi auguro una buona giornata e una buona vita a tutti.